Tele Durruti, Collegio Massimo dei Gesuiti. Questa lapide molto dice della storia di Sicilia. I baroni siciliani riuniti in solenne adunanza. E qui una mostra sull'avanguardia 1960-1980. È bene ricordare che il gruppo 63 è nato a Palermo. Cimeli, la rivista parlata Collage, il barone Agnel, Gioacchino Lanza Tomasi, Collage, Silvano Bussotti, l'editore Fausto Flaccovio. Danilo Dolci con i suoi con l'umile Italia contadina. L'emigrazione, il Menabò, Antonio Pizzuto, questore e letterato d'avanguardia a suo modo, oggi dimenticato, il poeta pittore Crescenzio Cane con la sua ballata dedicata alla rivolta del luglio 60, dell'8 luglio del 1960 contro il governo Tambroni. Sperimentalismo in Sicilia prima del gruppo 63. Stefano D'Arrigo con Orcinus Orca, scrittore rimosso così come Pizzuto. Le riviste d'avanguardia. Sanguinetti, Novissimi, Umberto Eco, il Verri, Male Bolge, la grafica per raccontare, 15, rivista d'avanguardia, ma anche politica, Che fare, bollettino di critica e azione d'avanguardia. Fausto Flaccovio ai quattro canti, Ungaretti che giunge alla stazione di Palermo per il congresso, Lora che racconta i Novissimi, ossia i poeti d'avanguardia di quei giorni, il 4 ottobre del 63, lavoratori in lotta sull'altro fronte della pagina. Lora, il gruppo 63, con i suoi nomi, gli editori, gli scrittori, gli autori della scuola di Palermo, Di Marco, Michele Perriera, Gaetano Testa, l'Opel Kadett, Moravia e Dacia Maraini, un giovane arbasino, articolo di Dacia Maraini sul Mondo. E qui, come in una metafora, è tutto quasi Balestrini, Angelo Guglielmi, il volume del gruppo 63 con la copertina disegnata da Gastone Novelli. Il secondo convegno palermitano dell'avanguardia, il romanzo sperimentale, i libri, Antonio Porta, Luigi Malerba, Spatola, L'Oblò, un romanzo assai divertente. Ed eccoli i volti, Sanguinetti, Arbasino,
Angelo Guglielmi, Barilli. La Luce, Arbasino, Francesco Leonetti, che sarà poi la voce del corvo in Uccellacci e Uccellini, Fughe di Di Marco, e La Scuola di Palermo, il primo testo d'avanguardia che apre, che inaugura il gruppo 63. Perriera di Marco Testa, tre scrittori ventenni in una città informale. Gaetano Testa, Salvatore Di Marco, Roberto Di Marco, Michele Perriera. Roberto Di Marco, Telemachia in questa collana d'avanguardia e Einaudi. 63, Terrazza di Villeggia, Michele Perriera, Gaetano Testa, Gian Giacomo Feltrinelli, Nanni Balestrini, Roberto Di Marco. E qui le varie declinazioni, l'antigruppo, che sarà un'altra avventura dell'avanguardia, in questo caso cittadina. Sembra quasi una metafora che, come un sacco di burri, le altre vetrine siano chiuse per impedire che il sole tutto divori. Le declinazioni successive, la poesia visiva, l'eredità dell'avanguardia palermitana, con la rivista Phasis, dove improvvisamente compare anche il nostro nome. Mostriamolo il volto di Phasis, se non altro dei suoi primi numeri. E questa è una riunione di Phasis del 76. Ci sono anch'io, impallato dalla figura in piedi, in quella che fu la libreria Dante. Oggi chiusa, e questo è per approssimazione. E questo è il chiostro, sembra che da un momento all'altro debba apparire Zorro dal suo loggiato. Tele Durruti, solo noi vi facciamo dono di un simile prodigio. Eccola giù, dondolante, l'immagine disegnata da Gastone Novelli per l'antologia del gruppo 63. Tele Durruti. Palermo, 8 giugno 2015.